Ogni tanto vi affidate al Viagra per non fare brutta figura in camera da letto. Beh, c'è qualcosa che dovete sapere assolutamente. Quel che è successo a un 31enne americano da sempre con problemi di erezione probabilmente vi farà passare la voglia di affidarmi alla pillolina magica blu. Il protagonista di questa assurda vicenda aveva comprato il Viagra su internet. Aveva scelto il Viagra in formato liquido ma lo aveva bevuto direttamente dal flacone senza usare la pipetta dosatrice. Dopo aver assunto il farmaco aveva iniziato ad avere degli strani problemi. Quali? Aveva cominciato a vedere flash multicolori, a perdere il senso del contrasto e percepire gli oggetti come attraverso un velo rosso. Il giorno dopo l'assunzione del farmaco, i flash si erano interrotti ma rimaneva il filtro rosso. Così è andato all'ospedale Mount Sinai di New York, che è specializzato in oftalmologia dove i medici, guidati Richard Rosen, hanno fatto la diagnosi. Punto ci sono voluti 2 giorni per arrivare alla verità, scioccante. Il dottor Rosen, specialista dei problemi alla retina, ha rilevato una tossicità retinica persistente, legata al dosaggio eccessivo del prodotto. Il Viagra. Poi, attraverso esami e ITEC, gli specialisti hanno individuato varie ferite microscopiche sui coni, che sono responsabili della visione dei colori. Va bene, ma ora gli passerà, penserete voi. E invece no, punto, perché il problema non si può risolvere. E questo ragazzo vedrà per sempre il mondo attraverso quel filtro rosso. Il danno è irreversibile e non guarirà mai. Non è agghiacciante. Oh, sì che lo è, il caso è molto raro, ed è stato pubblicato dalla rivista Retinal Cases. Il citrato di sildenafil del Viagra era già noto per provocare disturbi visivi non gravi e irreversibili in 24 ore, come la sensibilità alla luce. Questo caso, però, è completamente diverso. Il problema, nel caso di questo ragazzo americano, è stato l'uso del Viagra, ma anche l'assunzione in modalità diverse da quelle consigliate. Per non parlare del fatto che certi prodotti non andrebbero mai e poi mai acquistati in rete, ma sempre in farmacia dove i farmaci sono controllati e hanno origine conosciuta. È passato un anno dal fattaccio, ma il ragazzo è sempre nella medesima situazione,